Bene, facciamo una prova audio. Sì, Ciao Angela. Perfetto. ciao. Ok. Il volume è perfetto da entrambe le parti. Dimmi Sì. pure, dammi i tuoi punti per questa ipnosi regressiva. Allora, i miei punti, vabbè, sono diversi. Iniziamo con quello principale, diciamo, la paura che mi accompagna fin da bambina. Diciamo che da 100 adesso sono arrivata a un 30-40% di paura. Più prendo consapevolezza e meno ne ho. Però ho paura di stare da sola, situazioni, anche perché ho sempre avuto problemi, non problemi, sono un po' sensitiva, nel senso che se c'è una presenza in casa la vedo, la sento, chiaroveggenza, udienza, passato, futuro. In più, anche ho fatto parecchi viaggi astrali, quando doveva nascere mia figlia l'ho vista un anno prima, sono andata sul pianeta a prenderla, Che sono andata lì, bello. ho visitato il pianeta dove lei viveva, cioè, capito? E insomma, sono andavo in giro per l'universo, si può dire, no? Ho sempre avuto vicino a me persone che mi hanno seguito, maestri, se vuoi, non so chi, presenze comunque, no? E di cui ho sempre lottato anche con presenze negative. Ecco, e poi una volta ricordo un rapimento alieno. Lo ricordo perfettamente, ricordo anche che vicino a me c'era un ragazzo e gli ho detto: non dobbiamo dire niente a nessuno perché nessuno ci crederebbe. Io ho risposto così e lui, eravamo sospesi. Io avevo come una gabbia energetica e non potevo muovermi, me lo ricordo bene. E gli dicevo così a questo ragazzo. In più, una volta mi è apparso uno in casa e io dormivo con mia figlia, mio marito era nell'altra stanza. Mi ha chiamato, mi fa: vieni con me. Io avevo paura di lui. Però stai parlando di Unity? Non lo Penso, non sai. so chi fosse, perché questo era sembianze umane. Me lo Sembianze umane, ricordo ok. ancora come era vestito con pantaloni neri e maglietta rossa. Mi ha chiamato e mi ha detto: vieni con me. Io avevo paura e gli stavo alla larga. Lui si è andato in bagno, si è messo vicino alla lavandina, mi guardava, mi fa: vieni. Io ho detto: no, non vengo. Mi fa: perché hai paura? Io ho detto: sì. Mi fa: fa niente, ci rincontreremo. Poi non l'ho più visto, sono passati 20 anni, per fortuna non l'ho più visto, però non so chi fosse, non ho la più pallida idea. E poi ho avuto una possessione una volta, cioè uno spirito è entrato dentro di me, a parte quelli che vedevo, sentivo, anche mia nonna quando è morta, lei mi proteggeva, mi girava sempre intorno, me li cacciava via, me li allontanava, così, e proprio vedevo proprio la sua energia proprio che svolazzava per casa, diciamo. E questo qui è entrato nel mio corpo, però sono riuscita a liberarmi da sola da questa entità. È entrato, ho parlato con la sua voce e poi via, è sparita. Se, ho lottato, non lo so, l'ho sentita proprio entrare nel petto. E poi, vabbè, corpi astrali, ecco, magari vado in giro, parlo con qualcuno, in realtà non è quella persona, ma è il suo corpo astrale. Questo mi è capitato anche con gli animali, no? Insomma, così. In questo periodo ho ronzì in testa. Dolori, mi vengono alle caviglie, alle gambe, al petto. Insomma, queste cose qui. Vabbè. Ronzi in testa e dolori nel petto, Dolore al petto, spalle, caviglia, una caviglia adesso ultimamente che è più debole. dolori petto, spalle, caviglia, spalle e caviglia. Caviglia. Sì, Quindi quello che vuoi vedere è un po' se ci sono delle interferenze, no? sì. Sì, diciamo che da quando vedo i tuoi video li sento un po' anche fisicamente, no? Una sera ero nel letto così, io ho sentito proprio uno uscire sul fianco ed ho detto: ho guardato sotto le coperte, ho detto: chi c'è sotto? Cioè, proprio così. Però devo dire la verità, ho sempre meno paura. Ecco, una volta magari non potevo neanche rimanere da sola perché quando ero ragazzina c'era un'entità di una vita precedente che mi perseguitava e sono andata a vederla. Sono andata a vederla e di là gli ho detto: perché? Cioè, continuava a starmi dietro, insomma, così era una storia d'amore di non so di quale vita, insomma. Ecco, Va bene, quindi andiamo a fare un po' di pulizia energetica, insomma. sì. Va bene. Io mi sono dunque, sì, ho anche la psoriasi, va bene, ereditaria, mio Aspetta, padre. intanto la segno, vediamo Sì, la senta. causa esoterica, giusto per Sì, curiosità, per però prenderne consapevolezza, no? bravo, sì, per prendere consapevolezza. Ma ce l'hai tu la rabbia? Vabbè, Rabbia? mio marito rompi palle. Siamo in registrazione? Scusa. Cosa ha detto? Rabbia? Ciao! Sì, lui, ma non è vero. Lui dice così. Vai.
Castigo. Vabbè, io la metto, vediamo se esce fuori. Sì, vediamo se viene. Sì, perché lui insiste, E vabbè. ha detto, e all'inizio dicevi anche paura, no? Tanto, da bambina avevo paura di tutto e di tutti. Ma adesso ancora hai di queste paure? Molto meno. Adesso ecco, le presenze sono sempre più forti. Quando io ne sono cosciente, fanno di tutto per farmi paura, mi prendono da dietro, dalla nuca e stringono come una morsa, ma io sono proprio lì, li sento fortissimi. Allora comincio a ripetermi un mantra di luce io e questi si allontanano, comincio a elevare la mia, diciamo, energia e dico ok, si allontanano tutti da me e comincio e poi dopo mi rilasso. Però proprio mi stringono, sento proprio una morsa, ma una morsa fortissima, proprio dietro la nuca. Va bene, vediamo un po' di cosa si tratta. Quindi, Ah, ok. ok. Adesso quindi passiamo alla parte induttiva. Chiudi gli occhi, Angela, e adesso per 10 minuti devi solo ascoltarmi, nient'altro, con gli occhi chiusi. Ok, va bene. Adesso io comincio a contare da 10 a 1 verso il basso. Nel frattempo, senti che il tuo corpo comincia a rilassarsi lentamente. Dieci. Senti che il tuo corpo si rilassa sempre di più ad ogni tuo respiro. Si appesantisce sempre di più ad ogni mia parola. Comincia ad appesantirsi dai piedi, che cominciano a sprofondare nel pavimento lentamente. Questa pesantezza che arriva fino alle tue ginocchia. Senti i polpacci, le ginocchia pesanti. Le senti sprofondare giù. Profondità. Questa pesantezza. Che arriva fino al tuo bacino e riempie completamente le tue gambe che sprofondano, vanno
santi. Sei pesante. Da questo momento, qualsiasi movimento attorno a te ti rilassa ancora di più. Da questo momento, qualsiasi rumore di fondo, qualsiasi rumore ambientale ti manda ancora più in profondità. E ti senti tranquilla, senti una sensazione di benessere lungo tutto il corpo. Cinque. La tua schiena è pesante. Sprofonda. Nella poltrona sprofonda. Il tuo ventre sprofonda, pesante. Il tuo petto sprofonda, pesante. Tre.
conto, la tua mente ti porta ad un momento, ad un ricordo, uno in relazione ad uno dei punti che mi hai dato. Da 1 a 3 e tu vai lì. Dove sei, Angela? Non lo so, sono in un vortice. Come ti senti? Il mio cuore va fortissimo. Lo vedo. E io giro tanto. Come ti senti? Sì, dai. Dimmi come ti senti. No, tranquilla, dai. A parte il cuore che sento tanto, sto girando. Bene. Adesso al mio 3, esci fuori dal vortice, al mio 3. Ok. Già sei fuori? No. 1, 2, 3, fuori dal vortice. Guardalo dall'esterno, sei fuori. Sì, il cuore va tanto. Adesso lentamente anche il tuo cuore si ferma, cioè si ferma, rallenta Sì, e comincia a battere regolarmente. sì, io però mi si, cioè, come se mi vedessi fuori, però mi sento ancora nel vortice. Esci dal vortice, lentamente, ma completamente esci fuori dal vortice. Ok. Guardalo da lontano e dimmi più o meno a che distanza lo stai osservando. Da lontano, sì. Da dove comincia questo vortice? Guarda un'estremità. Dal basso. È conico? Sì. Tu stavi entrando per la parte aperta, più larga. Sei uscita da lì. Adesso Sì. Dall'alto, sì. senza entrare nel vortice, vai a vedere dove comincia l'altra estremità. Vai a vedere dove arriva. In fondo. Vai a vedere. Quando arrivi, dimmelo. Dentro la terra. Dentro il pianeta Terra? E Sì, sembra di sì. per quale parte della Terra entra? Cioè, in quale stato, più o meno, in quale zona della Terra? Mi viene nucleo. Riesci a riconoscere lo stato da dove passa il vortice? O il continente? Non lo riconosci? Bene. È buio. Va bene. Niente, allontanati. Guarda tutto da lontano. Terra, vortice. Guarda tutto da lontano. Ok. Bene. Adesso chiama il creatore di questo vortice, davanti a te. Quando lo vedi davanti a te, dimmelo. È arrivato. Cosa vedi? Niente. Questo vortice è come se fosse suddiviso in due. Sì. La parte di sopra c'è tanta luce, è come se lo contrastasse. Ah, ok. Ok? Cioè, come se fosse suddiviso in Sì. due parti, no? La parte di sopra che cerca di tenere a bada questa parte. Ah,
Sai cosa è successo? Che adesso il vortice è diventato tutto di luce, come se la luce fosse scesa tutta. Osserva chi c'è nel vortice, chi vedi? Mi sembra un angelo. Un solo angelo. Cosa stai vedendo, Angela? Me lo descrivi, per favore. Si connette con me. Come ti senti quando sei connessa con lui, come adesso? Io sono felice. Sono troppo emozionata. Mi abbraccia. Angela, Dimmi. prima che lui ti abbracci, dobbiamo verificare delle cose. Sì. Staccati da lui. Ok. Descrivimelo, dimmi com'è, come lo vedi? Il viso non riesco a vederlo tanto. Vedo delle ali. Un vestito azzurro, non capisco. Ah, ti faccio delle domande, dimmi solamente, dammi la risposta semplice e diretta. Più o meno quanto è alto, se potessi compararlo con un essere umano? È altissimo, è grande. Hai capelli? Sì. Sono lunghi o corti? Lunghi. Fin dove arrivano? Aspetta, lo guardo bene. Lunghi, lunghi, fino sotto le spalle. Fin sotto le spalle. Di che colore sono? Chiari, biondi. Come sono gli occhi? Di che colore sono? Il viso non lo vedo bene. Beh, adesso io conto da 1 a 3, al mio 3 schiocco le dita e tu riesci a vedere bene il viso. Tutto si fa più chiaro e più nitido. Tu riesci a guardare il viso nei suoi particolari. Al mio 3, non prima del mio 3. Ok. 1, 2, 3. Adesso lo vedi chiaramente nei dettagli. Di che colore ha gli occhi? Allungati, non è lui. Allungati cosa vuol dire? Me lo descrivi? Chi? Tipo d'animale, non rotondo, non come i nostri. Non sono umani? No. Più o meno a quale animale ti fanno pensare questi occhi? Serpente. Ok. Com'è il naso? Non ce l'ha. Come la bocca? Una riga. Di che colore è la pelle? Marrone. Ha ancora i capelli? No. È vestito? No. Ha le ali? Ha delle zampe? Sì. È bipede? Si tiene su due zampe? Sì. Ha delle braccia? Sì, corte. Ha delle mani? Tre dita. Tre dita per ogni mano? Sì. Guarda le dita dei piedi, come sono? Quante ce ne sono? Tre anche qui, o quattro. Aspetta, quattro. Ha degli organi genitali? No, non li vedo. Ha la coda? Sì. Com'è la coda? Lunga, grossa. Lunga quanto, più o meno, rispetto al corpo? Lunga quanto le zampe posteriori, più lunga o più corta? No, più lunga. Tipo, quasi come la sua altezza. Abbastanza grande, ma non grandissimo. La coda a quale animale ti fa pensare? Un drago.
La luce. Ha le ali? Sì. Chiedigli come si chiama. Mi dice Rox. Rox. Rox da dove viene? Chiediglielo. Rettilandia. Mi prende in giro. Beh, amica tanto, eh? No. No, no. Esattamente come si chiama Rettilandia? Anox. Adox. Anox. Fatti dare le coordinate rispetto alla posizione della Terra di Anox. Detto che non me ne può dire. Perché? Cosa succederebbe se te le dasse, se te le desse? Perché dice che sono in tanti. In tanti chi? E Loro. quindi? E E quindi non può dirlo. perché se fossero pochi, potrebbe dirlo? No, ma dice non può tradire. Lui ha un patto di silenzio con questi altri compagni, diciamo così. Dice no. E quindi? Perché tradirebbe? Digli che non tradisce se lui ti dà le coordinate della posizione di Anox. Quali sono le coordinate? Mi viene quarto satellite destra. Non capisco. Sì, anche se non capisci, dimmi quello che ti Ok. viene. Quarto satellite destra, poi. A destra in posizione della Terra. Sono proprio collegati con qualcosa sulla Terra. Con cosa sono collegati alla Terra? Osserva. Questo Una specie di tubo, una specie di conduttore. conduttore è il vortice che avevi visto prima. No, Può essere, osservalo con calma o chiedilo a lui. Dimmi che informazioni ti arriva. assomiglia molto più a un tubo. Allora, aspetta. No. Allora, la parte nera sì, la parte invece di luce arriva dall'alto, arriva da un'altra parte che si oppone. Chiedigli cosa vuole da te. Niente, sono uno strumento. Tu sei uno strumento? Come tanti. E a cosa gli servi? A vivere. Cioè? Loro si nutrono di noi. Esattamente di cosa si nutriva di te? L'energia Quale energia? Perché vitale. si è presentato in forma di angelo? Perché io mi fido degli angeli. Perché quando ti ho fatto schiarire il volto si è presentato con la sua forma originale? Perché lui dice che non riesce tanto a nascondersi a me. Prima di continuare andiamo a vedere il perché hai visto luce e ti sei sentita bene quando lui sotto forma di angelo ti ha abbracciato. D'accordo? Dimmi. No, vai a quel momento in cui ti è apparso l'angelo, ma guarda tutto dall'esterno. Ritorna a quel fotogramma, la fotografia, la scena è ferma. Tu osservi tutto dall'esterno. Davanti a te si era presentato Rox. Sotto forma di angelo. Vai lì. Ci sei? Bene. Adesso dimmi. Intanto dimmi cosa vedi.
Vedo lui. E io. Lui è sotto forma di angelo, Sì. luminoso. Sì, però ha sempre questo volto che non riuscivo a vedere. Ok. Adesso dimmi tu a quanto stai vibrando. Dammi il numero che ti arriva in mente. Perché 6.000? Non ha importanza la scala che stai usando, il valore è relativo. L'importante è che si utilizzi la stessa scala nelle comparazioni. Questo Ok. 6.000 a cosa corrisponde al tuo corpo emozionale? Quali emozioni? Ok, Tranquille, di pace. e adesso osserva la sua frequenza. A quanto vibra? 300. Ma lo riesce a portare anche a 1.000 lui. Adesso a quanto è? A 300 o a 1000? Adesso vuole stare a 1.000 perché vuole stare un po' più vicino. Adesso sta a 1000. Questo 1000 a cosa corrisponde nel corpo emozionale tuo? Disagio. Disagio. Ascolta, in questo momento che tu sei a 6000 e lui è a 1000, lo vedi di luce? No, lo vedo piccolo e nero. Chiaro. No. Angela, devi tornare indietro a quel momento in cui tu lo vedi come angelo di luce. Dobbiamo verificare le frequenze in quel momento. No, Vai al momento. ero Quando, basso. okay, quando sei in quel momento, quando lo vedi come angelo di luce, me lo dici, però vai a quel momento. Questo è importantissimo. Siamo a 600. Tu sei a 600? Al momento in cui tu lo vedi come angelo, sei a Sì, 600. Bene, sì, questo sì. 600 a quale emozione corrisponde nel tuo corpo? Così, così. Un Cioè? po' di emozione, un po' di... Dimmi come ti senti, cosa senti? Emozione. Sì, però un'emozione gradevole o meno? No, è un'emozione basta, non ha né positivo né negativo. È reazione, basta. E lui a quanto vibra invece in questo momento? 700. Quindi un po' più alta di te. 700. Adesso sta andando a 1.000. Ok, quando lui è a 1000, adesso tu come lo vedi? Più Più grande di me. grande di te? Lo vedi luminoso? Oh, sì. Luminoso. E come ti senti davanti a lui? Tranquilla. Tranquilla. Bene. Lui riesce ad andare più di 1000? Bene, digli di rimanere a 1000. Resta me. Sì, adesso tu alzi la tua frequenza e la porti più alta di 1000, quello che vuoi, ma più alta di 1000. Vai. Sono 5.000. A 5000 come ti senti? Benissimo. E lui come lo vedi adesso? Piccolo. È luminoso? No. Che forma ha? Rettile, la lucertola. E che sensazione ti dà stare vicino a lui? Nessuna. Lui vibra ancora a 1000? Vuole alzarsi, ma non ce la fa. Però ancora è a 1000? Bene. Con questo cosa voglio dire? Questo è importantissimo. Sì. Quello che le, è che molta gente si fida dell'essere di luce quando lo vede essere di luce. Lo dico perché so che questo video andrà pubblicato, già ne abbiamo parlato e quindi è Certo. importante. La luce è relativa. È solo una differenza di potenziale. Se tu la guardi da una linea, da una posizione più bassa, lo vedrai luminoso, ma se tu ti alzi, se il punto di vista diventa più alto a livello di energia potenziale, questo comincia a diventare scuro. Quindi quello che è un essere di luce non è niente, nel senso che tutto è relativo, dipende dalla posizione tua. È facile ingannare, soprattutto persone che vibrano a frequenze basse. Quindi che hanno problemi, perché è Certo. molto più semplice per loro superare la loro frequenza. Quindi attenzione con gli esseri di luce. Tutto è Ok. relativo, tutto è relativo.
Ora non voglio dire che tutto quello che si luce sia qualcosa di ingannevole, no, però attenzione a questo. Bene, adesso torniamo indietro dove abbiamo lasciato la scena prima che ti facessi regredire a questa comparazione di frequenze. Torna lì dove eri prima, davanti al Rox. Quando ci sei, dimmelo. Chiedigli da quanto tempo stava con te. Ha detto che non sta da tanto tempo con me. Più o meno da quanto tempo? Da poco si interscambiano perché dicono che è difficile starmi vicino. Perché è difficile starti vicino? Perché molto spesso ho vibrazioni molto alte e loro non ce la fanno. Se tu hai vibrazioni così alte, perché ti cercano? Perché sono interessati a te? Chiediglielo. Fare esperimenti per capire fino a che punto possono portarsi. Chi gestisce questo intercambio di entità che cercano di connettersi con te in qualche maniera? Chiama il capo di questo progetto, chiamalo. Chi si è presentato? Orso. Urs? Orso. Un orso? Orso. Ah, il nome, me lo dai a lettera per lettera, per favore. Otranto, Roma, Savona, Otranto. Otranto, Roma, Savona, Otranto, Orso. Orso. Che forma ha Orso? Gigante. Ha una forma umanoide? No. Me lo descrivi? Rettine. Ha un'armatura, sembra che c'è solo un'armatura. A quale animale ti fa pensare? Un rettile sempre. Un coccodrillo, un Una serpente, che tipo di rettile? Una lucertola? Cosa? Ah, è molto grosso, squamoso, quindi. Com'è l'armatura che possiede? Gli copre tutto il petto. Chiedigli a cosa serve quell'armatura. Se non ti dà la risposta a lui, la puoi cercare nell'etere. Radiazioni. Quali tipo di radiazioni? Suppongo protezione. Sì, protezione alle radiazioni. Delle Da quali radiazioni? interferenze. Interferenze da parte di chi? Altri esseri, dice. Esseri come lui o diversi da lui? Quali Diversi. sono questi esseri diversi che potrebbero interferire con lui? Quelli di luce. A quelli di luce. Chiedigli da quanto tempo cerca di interferire con te attraverso i suoi collaboratori. Dice non da molto, un paio d'anni forse. Prima di lui chi c'era a cercare di interferire con te? Entità basse. Adesso sono ancora con te queste entità basse. Sì, la sento qui. Bene, allora cominciamo da lui. Innanzitutto chiedigli o dimmi, prendi la risposta dalle lettere come preferisci. Io cerco di far parlare loro perché attraverso come loro rispondono mi faccio anche un'idea del tipo di entità. Però se la risposta non ti arriva o non ti convince, puoi darmi anche quella che prendi tu dalle lettere. La risposta è lì, a disposizione di tutti. Quali problemi ti ha causato, sia fisici che psicologici, se te li ha causati, durante il tentativo di interferenza? Paura, ansia. Questa paura, questa ansia, sono stati provocati attraverso dei dispositivi, degli elementi esterni. Sì. Quando sono stati,
messi a disposizione questi strumenti nella connessione che volevano creare con te. Mi vedo una ragazza quando ero giovane. Il rapimento alieno di cui mi parlavi Sì. è opera loro o di altri? Loro. È cominciato tutto lì. Quando No. è cominciato tutto? Quella è stata una parentesi. Cosa è successo durante quel rapimento? Alieno, apriamo una piccola parentesi, vediamo se esce qualcosa di interessante, velocemente. Se no niente, chiudiamo e andiamo avanti. Vai a vedere cosa è successo. Dove sei? Sto guardando. Sono stata come teletrasportata, immobilizzata. Andiamo per ordine, torna indietro al momento in cui arriva. Tu dove sei? Cosa fai? Stai Dormo. dormendo. Osserva tutto dal tetto della tua stanza e dimmi cosa vedi. Sono i grigi che mi prendono. Quanti sono? 4. Da dove arrivano? Da dove entrano? Sono apparsi così, dal soffitto. Cosa fanno? Stanno prelevando. Come lo fanno? Descrivimelo. Il corpo rimane lì. Prendono proprio la parte astrale. Sì, continua. E poi mi portano su in questo luogo. Com'è questo luogo? È pieno di luce. È come una stanza piena di luce, ma sento una forte. Sono immobilizzata, In che posizione sei? sdraiata. Loro sono lì intorno. Com'è il posto dove sei? Guardalo, descrivimelo. Sembra quasi sterile, tutto bianco, solo luce. Sento una grande forza eterica, però non riesco né a muovere, so che non posso andarmene se loro non vogliono, nel senso che mi hanno portata lì. Però non sono riusciti a fare niente, sai. Vediamo cosa succede. Vai avanti, andiamo avanti. Vicino a me c'è questo ragazzo che io conosco. Lavoravamo insieme io e lui. Mi hanno preso insieme? Sì, ci hanno preso Continua. insieme. Io però sono consapevole, lui no. Come fai a vedere che lui non è consapevole? Come lo vedi? Perché lo guardo, lui sembra perso e poi gli dico di non dobbiamo dirlo a nessuno. E lui ti risponde? E lui mi guarda e basta. Osserva dov'è il suo corpo fisico. A casa. Dorme. Cosa sta facendo? In quale posizione? Fetale. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Sono contenta perché non possono farmi niente. Cosa ti dà questa consapevolezza che non possono far niente? Non lo so, questa sensazione la provo dentro. A lui possono far qualcosa? A lui sì. Lui non ricorderà niente. Osserva cosa succede su di lui.
Lo controllano tutto. Poi cosa fanno? Operano. Esattamente cosa fanno? Sempre che gli mettono qualcosa in testa. Sono i grigi che lo fanno? Sì, grigi. Bene, nel frattempo chiama il comandante di questo progetto, di questa abduction. Chiamalo. Cos'è una cavalletta? Non lo so, dimmelo tu. Sembra un insetto. Ha una forma di cavalletta. È Sì, più o meno. Sì. Grande. grande, piccola, com'è? Più o meno quant'è alta? Alta un paio di metri. È bipede? Sì. Quante zampe ha? Due in alto, come braccio. 2-2. Sì. Ha le ali? Sì. Come in faccia? Faccia proprio da insetto, lunga, occhi neri, antenne, verde. Chiedigli come si chiama. Lumex. Chiede Lumex cosa ha intenzione di fare con voi. Esperimento non riuscito. Esperimento non riuscito su entrambi o su uno di voi due? Gli servivamo tutti e due per farlo. Quindi doveva esserci una connessione tra tutti e due? Sì. No. La connessione non c'è? Da cosa è di peso questo? Da me. Perché? Non è riuscito a avvicinarsi. Perché Perché? ho tanta luce intorno, lui non ce la fa. Se ci fosse stata la connessione, cosa sarebbe successo? Chiediglielo. Avrebbe indotto situazioni. Se l'esperimento non è riuscito, cosa stanno facendo l'amico tuo? Perché stanno impiantando dei dispositivi? Vogliono vedere se riescono con lui con un'altra persona. Credo Stanno andando a prendere un'altra persona. Osserva di sì. quello che succede e me lo racconti. Lo portano via. Lui lo portano via? Dove A lo portano? casa. Nel suo corpo fisico? Sì. Lo hanno impiantato? Sì, sembra di sì, sulla testa. Chiedigli a cosa serviva quel dispositivo sulla testa, nella testa. Per controllarlo. È debole. E con te cosa fanno? Sono arrabbiati, mi riportano. Anche a te? Mi riportano via, sì. Sì. Beh, innanzitutto torna un attimo indietro nel tempo. Torna al momento in cui stanno per impiantare il tuo amico. Chiedi al tuo amico, anche se non è completamente cosciente della situazione, se vuole che impiantino nella sua testa quel dispositivo. Lui dice sì. Perché? Che non sa. E allora digli di chiedergli quali problemi nel corpo fisico gli procurerebbe quel dispositivo nella testa. E mi dà la risposta che gli danno. Ma di testa.
Mal di collo. Problemi psicologici. Debole. Debolezza. Debole, sì. Debolezza psicologica. Psicologica, sì. Quindi, Depressioni. adesso chiedi al tuo amico se ancora vuole che gli impiantino questo dispositivo. Lui dice sì. E perché? Se gli crea questi problemi? Cioè, voglio dire, se lo vuole, se lo tiene, però, giusto per curiosità, per capire. Perché è depresso, si sente inutile. E quindi vuole che questo dispositivo lo faccia sentire ancora più depresso? Adesso glielo dico. Non gli piace vivere, non gli interessa. Ok, digli di provare a fare una prova, di provare a vivere senza questo dispositivo per vedere se si sente così come si è sentito fino adesso, inutile, depresso. È d'accordo? Bene, digli che non impiantino niente, che annullino qualsiasi operazione di impianto nei suoi confronti. Digli di dirlo, di ordinarlo e mi dici cosa succede. Cosa succede, Angela? Ma loro cercano di tenerlo. Lui sto cercando di fargli prendere consapevolezza di questa Vabbè, è una cosa. questione di consapevolezza, se non ce l'ha, voglio dire, non si può No, fare. non ce l'ha, Non infatti. ce l'ha. No. Vabbè, niente. Lasciamo la scena lì passiva. Dimmi solo cosa succede. E continuiamo il nostro processo. Sì, sistemano. Lo riportano giù, Sì. impiantato. Sì. Adesso esci fuori da questa scena. Chiudiamo. Ok, sono già fuori. Adesso una curiosità, torna un attimo indietro, torna da Lumex. Sì. Qual era l'obiettivo di questo esperimento non riuscito? Cosa voleva fare? Vedere che potere hanno sulla mente degli esseri umani, come riescono a interagire anche con due persone che magari non si piacciono, non, cioè comandare le loro menti. E questo in funzione di cosa? Cioè, una volta ottenute queste informazioni, a cosa sarebbero dovute servire queste informazioni? Qualche altro progetto? A cosa? Beh, Se non te lo dice niente. per vedere fino a che punto riescono a controllarci, Va bene. anche Niente. nei sentimenti, nelle cose. Niente. Vai via di là, vai davanti a Orso. Niente. Io ti faccio la domanda perché dobbiamo continuare con un'altra parte, non possiamo Sì, perdere certo. troppo tempo. Dimmi se tu vuoi che qualsiasi impianto, non sappiamo ancora se ce ne sono, non l'abbiamo visto, ma adesso lo vediamo. Però nel caso ci dovessero essere, vuoi che vengano rimossi? Sì, Bene. Di ad Orso assolutamente sì. Sì. di rimuovere qualsiasi impianto ci possa essere nel tuo corpo. Ordinaglielo. E mi dici cosa succede, cosa vedi. Sì, li sta togliendo quello dietro la nuca. Ah, già che tu mi dicevi che avevi problemi alla nuca, sì. Sì. Dimmi tutto quello che ti toglie. Allora, nella nuca. Dimmi che forma ha questo oggetto. È quadrato, piccolissimo. A cosa serviva? Per Farmi paura. la paura. Esattamente come agiva.
per farti provare paura. Ma si collegano, si attaccano fortemente. Dove si attaccano? Questo microchip che è proprio sulla parte sinistra era. Sulla parte sinistra di cosa? Della nuca. Poi cos'altro ti togli? Credo di averne uno alla caviglia. Caviglia, cosa c'è lì? È uguale. Cosa serviva? Questi impianti me li hanno messi solo per spaventarmi, basta, perché più di altro non riescono a fare comunque. Hanno funzionato questi impianti? Un po' sì, però ora. Ok. Beh, vabbè, nuca, caviglia, poi c'è qualcos'altro? Sì, sul viso. Sul viso dove esattamente? Qui sulla parte destra. Ha la stessa forma? Sì, sono tutti uguali. Sì, Cosa sono dei microchip? Cosa sono? i microchip piccolissimi, piccoli, quadrati. Diciamo guancia destra, no? Sì. Guancia destra, bene, anche quando questo è estratto me lo dici e andiamo avanti. Guancia destra. Ecco un altro punto dove c'è l'osso sacro sulla sinistra, anche lì. Osso sacro. Sulla sinistra. Sì. Poi. Angela, poi Dimmi. c'è qualcos'altro? Sto guardando. No, più che altro sono. Più che impianti riescono ad attaccarsi al fisico. Adesso questo lo vediamo. Intanto dimmi se tutti gli impianti sono stati eliminati e se ce n'è ancora qualcuno. Sta togliendo. Oltre questi quattro ce ne sono ancora? Sto guardando la spalla destra. Ha tolto tutto. Sì. Non c'è più niente. No. Quando dicevi che si attaccano anche senza dispositivi, Sì. osserva in quale parte del corpo si attaccava. O si attaccavano. Petto, Nel petto. petto. Poi? Sulla pancia. Petto, pancia, poi? Sulla schiena. Sulla schiena. Altro? Sta. Osserva nel petto dove si aggrappavano. A cosa esattamente? Chakra del cuore, Cosa c'era lì? un vortice, Cos'era questo vortice? è un punto di entrata e di uscita, E sulla pancia? E anche, sulla schiena? Quel anche. vortice dove ti sei trovata la prima volta corrisponde a uno di questi tre? No, era quello del coccige, della schiena. Era quello tuo del coccige? Sì. Che è collegato a questi altri tre? Sì. Questi vortici vibrano alla stessa frequenza?
o le frequenze sono diverse? Sì. Sì, cosa? Sono la stessa frequenza. Sì, la stessa frequenza. A che frequenza? Osserva quando si aggrappano. A che frequenza vibrano? A mille. Questo 1000 a quale emozione corrisponde? Neutra. Osserva se in questa neutralità c'è della paura. Non più. Osserva se c'è della rabbia. No? Quindi riescono ad aggrapparsi? Sì, che per quello che gli servo, per questo esperimento, fino a vedere fino a quanto loro riescono ad arrivare. Aumenta la tua frequenza lentamente e osserva qual è la prima frequenza utile a cui non riescono ad attaccarsi. Alzala lentamente. Beh, già a 1200 non riesco. A 1200 come ti senti? A quale emozione corrisponde? Bene. Bene, ma a che Felice. livello? Felice. Sto bene. Ah, ok. D'accordo. Niente, soltanto una compatibilità di frequenze. Va bene, basta mantenerla a 1200 o più alta di 1200 usando questa scala di misura. E sono incompatibili. Ti faccio delle domande. Sì. I ronzii in testa da cosa dipendevano? Interferenza. Dipendevano da quegli impianti rimossi? Sì? Sì. Osserva la causa dei tuoi dolori, quelli che avevi nel petto, nelle spalle, nelle caviglie. Da cosa dipendeva? Erano indotti perché per abbassarmi la frequenza e per Indotti da cosa? da loro si divertivano a farmi del male. Però indotti attraverso quale strumento? Se avevano uno strumento. Era attraverso gli impianti. La mente. Era anche attraverso gli impianti o no? No, non No. riuscivano tanto con gli impianti. Vale, quindi era una questione di frequenze, d'accordo, va bene. Sì. Quindi questo eliminato e questo eliminato. Rabbia, paura, eliminato. Adesso vai alla causa esoterica della tua psoriasi. Dimmi se è collegata con loro o no. Dimmi solo se è collegata o meno con loro. Mi viene un segno. Ti viene un sì. È collegata anche con loro o solo a loro? Anche. E quali altre cause esoteriche ha questa psoriasi oltre loro? Contro la mia felicità. Bene, una parte i causanti sono loro. E gli altri Sì. causanti chi sono? Collegamento con mio padre. Tuo padre. Altro? Basta. Va bene, adesso lo controlliamo. Innanzitutto, adesso di loro di distruggere tutti questi impianti che hanno rimosso da te, che distruggano tutto e che scompaiono completamente dalla tua sfera energetica attraverso i loro portali dimensionali compatibili con le loro frequenze. Sì, sono andati via subito. Adesso
Angela, Sì. chiama tuo padre Ok. e lì davanti a te Sì. una domanda: tuo padre è ancora vivo o è morto? No, no, è vivo. È vivo. Come lo vedi? Sì, un po' triste. Sì, qui. Vai a vedere dove comincia la tua psoriasi, insieme a lui. Vai a vedere il momento e il luogo. Lui era molto giovane. Cambiamento. Tu sei già nata? Sì. E cosa succede? Non lo so, lo vedo giovane e bello. Vai alla causa esoterica della psoriasi, dimmi cosa succede. Dove nasce tutto? Beh, il trauma da piccolino, ha perso il padre e lui ora deve fare tutto e subito. E suo padre adesso dov'è? Su un altro pianeta. In qualche maniera sta interferendo con lui. No. Osserva questa energia, che stimola la psoriasi esotericamente e dimmi dove la vedi nel suo corpo. Teoricamente la vedo sulla schiena. Sì, E nel tuo corpo dove la vedi? nel mio corpo non c'è quasi più, ce n'è pochissimo, è Dove? proprio raro. Sul gomito. C'è un legame tra le due energie nei due corpi, tra il tuo e quello di tuo padre. Sì, Come? d'amore, d'affetto. No, dico tra le due energie della psoriasi. No, mi faccio carico, lo aiuto. Niente, con le tue mani energetiche, Angela, prendi queste energie nei tuoi gomiti e ovunque tu la veda, la Sì. prendi e la tiri via, la butti via finché si dissolva nell'energia infinita attorno a te. Ok. Adesso chiede a tuo padre se vuole che tu lo aiuti alla stessa maniera. Bene, Sì. fallo con lui o insieme a lui se preferisci. Togli questa energia e buttala via. Già Ok. fatto? Sì. Ok. Adesso staccati da lui, da tutti. Scusa. Staccati da lui. Adesso andiamo a vedere le interferenze spiritiche attorno a te, la tua famiglia, in casa tua. Adesso fatti un giro per casa tua e dimmi cosa vedi. Beh, qui dove sono ora non è proprio casa mia, però c'è la nonna di mio marito.
Guarda tutti gli ambienti che tu ritieni opportuno osservare, questo ambiente, quello tuo. È come se un altro mondo vivesse in questo mondo. Tutti passano. Questo sì, è solo un luogo di passaggio. È un passaggio perché poi al di là di qualcuno che si ferma quando si accorge che li sento, ma sono di passaggio, tanta gente che cammina, che va, non c'è niente di stabile. Questo è normale. Cioè, Quello che dobbiamo sì. vedere è... Dimmi, cosa succede? No, è solo la nonna di Domenico che è qua, qui vicino seduta. È curiosa. La nonna che è deceduta Sì. ed è lì nella stanza. Sì, la sento. Ok, Ho sono io. la sensazione proprio che sia qui, come se fosse qui sulla mia sinistra. Beh, digli di mettersi davanti a te. Ok. È lì. Sì. La vedi? Sì. Come la vedi? Triste, felice, come? No, tranquilla, felice. E perché adesso è lì? Cosa ci fa nella stanza? Passava, curiosità e basta. Va bene. Osserva il tuo corpo energeticamente, Angela, e osserva se ci sono delle energie non tue. Ho rivisto quello vestito di nero e rosso. Quando l'avevi visto? Circa 20 anni fa in casa mia. Ah, è Più di più. quello di cui mi parlavi, Sì, no? Quello che sì. aveva Che paura e non è più apparso? lui mi ha chiesto di avvicinarmi, io gli ho detto di no. Lui mi ha detto: hai paura di me? Io gli ho detto sì. E lui fa: va bene, non importa, ci rincontreremo. Ecco, finalmente dopo 20 anni vi siete rincontrati. Digli di mettersi davanti a te e mi descrivi com'è. È alto, magro, capelli scuri. Come si chiama? E Giuseppe. Giuseppe cosa fa lì da te? Perché da te? Voleva parlare. Vuole parlarti? È Voleva parlare, sì. ancora lì perché vuole parlarti? No, non più. Cosa voleva dirti? Comunicare. Qualcosa in particolare? No, niente di particolare, aveva visto un canale. Lui è triste o è felice? Tranquillo. Sei tranquillo perché sta lì in questa dimensione che non è proprio la migliore. È la sua dimensione, la sua vibrazione. Osserva se interferisce con te o con qualche membro della tua famiglia. No, forse un pochino con Domenico. Con Michaela non riesce a avvicinarsi. E quali problemi o fastidi provoca Domenico? Lo fa arrabbiare. Mi si accanisce contro. Come hai detto che si chiama? Giuseppe. Giuseppe. Bene, adesso sai cosa fai, Angela? Prendi Giuseppe per mano. Ok. Dimmi come lo senti al contatto. Che impressione ti dà? Lo quace, tranquillo. Aprigli un portale. Un Ok, portale di... non vuole andare. Sì, ma non deve andare via. Solamente Ok. gli facciamo provare altre dimensioni e poi decide lui dove stare. Apri un portale a una frequenza un po' più alta della sua. Hai fatto? Sì. Cosa c'è dall'altra parte? Luce. Entra dentro con lui. Dici Sì, ma io non posso stare qua. dall'altra parte? Sì, ma tu l'accompagni e adesso poi torni indietro. Sì, anche perché per me non va bene.
per te non è ottimale? No. Lui come si sente invece? Bene, no? Meglio. Si sente meglio. Vedete com'è tutto relativo? Questo lo dico a chi guarda il video. Tutto è relativo, è la stessa frequenza. Lui sta meglio, lei sta Via. peggio. Via. Vedete com'è tutto relativo in base alla loro frequenza personale? Guarda, tu a quanto vibri in questo momento? Dimmi, Angela. E 2000. lui? Amen. 1000, vedi? Bene, adesso digli se lui vuole ritornare o se vuole rimanere lì. Bene, No, non vuole tornare. hai visto come cambiano le cose? Basta Sì. prenderne consapevolezza e si cambia anche opinione. Bene, allora digli di rimanere lì, e per godere appieno di quella nuova dimensione deve staccarsi completamente da tutti i corpi dove stava. Dimmi da quanti corpi esce. Una decina. No, Sono questi 10? Li conosci? non No, conosco nessuno. digli di uscire completamente quando lo vedi completamente staccato da tutti i corpi fisici, che siano umani, animali o materiali, me lo dici. Ok. Digli di chiudere il portale. Chiudi. E adesso andiamo dalla nonna, e non mi ricordo se era la tua di nonna. No, la nonna di domenica. La nonna di Domenico. La stessa cosa facciamo con lei. Gli diamo la possibilità di poter scegliere perché lei magari pensa di star bene, perché è tutto Certo. relativo, non sa che potrebbe stare meglio. Potrebbe anche stare peggio, però dobbiamo dargli più possibilità di scelta. Se sta nel piano materiale, se ancora interferisce con il piano materiale, è che realmente vuol dire che ancora si trova in strati bassi. Prendila Ok. per mano. Sì. Apri un portale dimensionale come fatto con Giuseppe a una frequenza un po' più alta della sua. Bene, Sì. fai la stessa cosa, dimmi cosa vedi dall'altra parte. Più chiaro, più bello. Entra lì dentro con lei. Ok. Lei come si sente? Sì. Meglio o peggio? Ah, meglio. E tu come ti senti? Così, così, sì. Bene, adesso di lei se vuole rimanere lì o se vuole tornare indietro. No, se ne va, ha detto, va. Se ne va. Bene, ha capito. Digli di staccarsi da tutti i corpi in cui stava prima. E dimmi da quali Da corpi esce. Domenico. Da Domenico. Da quale parte del corpo di Domenico esce? Dalla pancia. Quali problemi fisici provocava Domenico con la sua presenza? Problemi Intestino. all'intestino? Problemi intestinali. Altro? Gli provocava altro? Solo quella. Problemi psicologici? No. No. Bene, quando è uscita completamente dal corpo di Domenico, mi avvisi. Ok. Digli di uscire anche da tutti gli altri corpi in cui stava. Dille di uscire anche da tutti i corpi materiali, vegetali e animali. Ok. Dille di andare via, di chiudere il portale e quando ha fatto me lo dici. Fatto. Osserva se ci sono altre interferenze di tipo spiritico tra i membri della tua famiglia o i luoghi che frequentate. C'è qualcosa attaccato a mia mamma. Cosa c'è? Mio zio, che è morto. Facciamo questo stesso lavoro con tuo zio. Apri il portale, lo porti di là. Gli chiedi Sì. quali problemi provocava tua madre con la sua presenza. Dimmi tutto. Raccontami. Il cuore. Provocato problemi al cuore.
È già dall'altra parte dimensionale? No, adesso ce lo porto perché lui si è ancorato in una casa. È andato via dall'altra parte. Sì. È uscito dal corpo di tua madre, no? Sì. Sì. È uscito anche da altri corpi? Sua moglie, i suoi figli, sì. Quando è uscito completamente da qualsiasi tipo di corpo, me lo dici? Ok. Bene, anche lui che chiude il portale e che vada dove deve andare, però lontano da interferire materialmente con loro, con Sì. tutti. Quando non lo vedi più, me lo dice e continuiamo. Bene, mi sembra che abbiamo visto tutto. C'è qualche altro punto che tu volevi toccare? Qualcosa che ho dimenticato? Ok. Beh, dai, non hanno tanta importanza Non so, come dimmi. la possessione, ti ricordo. Ah, Chi la era? possessione però che non c'è più, no? No, no, non c'è più. No, no. Ah, vabbè, se non No, c'è più. non ha importanza. Andiamo a vedere per curiosità cosa è successo. Vai a vedere. Cosa vedi? Beh, vedo questo che si è seduto sul mio letto e ci ha voluto provare, ci è riuscito. Ok, tu stai dormendo? Sì. Lui è uno spirito Libero. umano? Sì. A quale frequenza si è sintonizzato? Per entrare in te. 700. A cosa corrisponde 700? Un canale eterico A quale emozione? della paura. Tu perché avevi paura a 700? Perché sentivo tutte le vibrazioni basse, tutti gli esseri. Erano paure provocate da quegli impianti? Sì, anche. E quanto tempo è rimasto in te? Poco, non Quanto? tanto. Quando ho preso consapevolezza che l'ho sentito, È andato via. sì. Va bene, niente. Adesso staccati da tutto e tutti. Ok. Come ti senti? Sei Bene. pronta per ritornare? Sì. Adesso io conto da 1 a 5. Mentre conto, tu lentamente rientri al tempo presente da dove sto parlando. Rientri completamente nel tuo corpo, nella tua mente. 1. Comincia a rientrare. Senti che il tuo corpo comincia ad alleggerirsi sempre di più ad ogni mia parola, mentre conto. Senti i piedi più leggeri, molto più leggeri. Adesso non sono più sprofondati nel pavimento come prima, ma stanno fluttuando leggeri e la sensazione è stupenda. Di tranquillità, di pace. 2. Anche le tue gambe cominciano ad alleggerirsi completamente fino al bacino. Adesso il tuo corpo, la parte bassa del tuo corpo, le tue gambe sono leggere. La tua parte bassa è leggera e sta fluttuando, leggera, soave.
in un'atmosfera di pace e serenità e ti senti bene, leggera. 3. Anche la tua schiena si alleggerisce, ogni singolo muscolo della tua schiena, ogni singolo anello della tua colonna, tutto si alleggerisce, il tuo addome, il tuo petto, le tue spalle e ancora le tue braccia e le tue mani. Adesso tutto il tuo corpo è leggero, sta fluttuando e ti senti bene, sempre meglio, sempre più leggera, sempre più serena, felice, tranquilla. 4. Anche la testa, il volto, il collo si alleggeriscono e tu senti la tua energia che comincia ad alzarsi sempre di più in frequenza e che comincia a darti forza, luce, sensazioni di pace, tranquillità, gioia, felicità. Senti le tue vibrazioni che si alzano, che vanno sempre verso l'alto, sempre si avvicinano al tuo livello ottimale, lentamente ma costantemente. Al mio 5 arrivano al tuo livello ottimale, tu apri gli occhi e ritorni completamente al presente da dove sto parlando. Come stai? Bene. Come ti senti fisicamente? Sì, sentivo una forte pressione sulla schiena, però. Quando? Mentre uscivo. Però va bene. Mentre uscivi quando? All'inizio? Adesso? Adesso. Sentivo una forte pressione. Mentre rientravi? Sì. Ma mi dici uscivi? No, cioè uscivo dalla trans. Dalla trans. Qual è il tuo stato d'animo? Tranquilla. Sono serena. Sono serena, sì, sì. Che differenza senti tra il pre e il post sessione? Più consapevolezza, comunque, come dire, il sapere ti porta a una tranquillità maggiore, no? Cioè, capisci che comunque... Per esempio, prima sentivo delle presenze qui, adesso bello caldo, tranquillo. Adesso dove sei? Dove sei tu adesso? Sento, no? Tutto pulito, sì. Adesso senti, sì. Cosa mi dici di quell'angelo che hai visto all'inizio? Ma c'è stato anche uno di loro che è venuto, veramente, perché l'emozione è stata forte, troppo forte e incontrollabile. Ma non era controllata da me. Cioè, proprio nasceva da sola. Ma l'emozione, con quella sensazione dell'emozione... Con la sensazione di questa luce, che poi dopo è venuto quest'altro. Non so cosa ti ricordi, però hai visto la relatività delle frequenze? Sì, no? sì. Appena sì, le alzate, quello via. Che vedevi luce è diventato tutto. È vero. Sì, mi ricordo. Sì. Va bene. Niente, io ti chiedo se vuoi che si pubblichi questo video su internet. Sì, perché no? C'è qualcosa che vuoi dire prima di chiudere? No, niente. Dico che solamente che prendere consapevolezza aiuta. Aiuta a vincere le paure e soprattutto a vivere meglio, ecco. Questo. Va bene, allora io ti ringrazio. Figurati. Ringrazio anche tuo marito che dovrebbe essere ancora lì, no? Sì, c'è. Lo saluto. Sì, saluto. Ciao. Dopo tocca a lui, eh? Quando? A maggio? Ah, 13. Maggio. Il 13. Sì, a maggio. Però a Varese. Ah, a Varese, ci vediamo a Varese, sì, allora. Sì, lui, con lui lo vedi dal vivo. Tu verrai? Non credo, perché noi abbiamo un'attività, quindi devo stare io. Ok, quindi non penso di accompagnarlo. Se posso lo accompagno, se no no. Va bene. Vabbè, già che c'è pure lui, cosa ne pensi della sessione? Io non so se tu riuscivi a... Aspetta, aspetta, che non mi sente. Non sente. Aspetta, facciamo che così lo senta. No, dovete staccare il cavo, perché sennò... Ok? Sì, vi sento male perché il microfono esterno, però giusto per conversare va bene. Sì.
Cosa ne pensi dell'assessore? Tu hai sentito solo lei che parlava, no? Ovviamente. Sì, solo lei, solo lei. E che idea ti sei fatto? Cosa ti è sembrato? Giusto per lasciarlo sul video come curiosità. Beh, ma io ti seguo da un Sì, po'. scusa, mettiti un po' più al centro perché il programma che sto utilizzando per registrare taglia lo schermo, taglia l'immagine al centro perché poi unisce le due immagini, la mia e la vostra. E quindi ti avrebbe tagliato in due la faccia. O forse non ti avrebbe neanche, non saresti neanche entrato. Non so adesso come saresti venuto, però adesso sei al centro, sei quasi al centro, va bene. Beh, io ti seguo da un po', sarà 3 mesi, quindi ne ho viste tantissime. La sensazione che ho avuto di entusiasmo subito, anzi no, la prima volta mi sembrava, non avevo bene afferrato, avevo un pregiudizio, ti ho visto in rete, siccome in rete ci sono tanti matti, ho detto questo è uno dei tanti matti. Poi qualcosa mi ha riportato ancora e da lì invece ho afferrato che c'era un potenziale per me evolutivo. Cioè ho come se l'impressione che tu sei molto di più di quello che tu, cioè fai da tramite a opportunità profonde, quindi di consapevolezza, quindi di espansione della propria coscienza. E questo mi ha affascinato, il fatto che si possa prendere coscienza di se stessi e anche dei mondi, diciamo così, che esistono all'interno della nostra consapevolezza. Questa cosa mi ha affascinato molto e quindi ti ho seguito con molta attenzione. Sono entrato in auto-ipnosi guardandoti, cioè vedendoti sono entrato dentro di me. Mi è capitato 2 o 3 volte, però poi non sapevo come guidarmi, cioè che dico, che faccio. Vedevo delle cose, però avevo bisogno proprio di qualcuno che mi aiutasse ad avere le domande giuste. Ecco, io in te sento questo potenziale, hai le giuste domande. Hai quell'intelligenza che ti consente di andare oltre, cioè tu hai aperto ancora di più la mia mente, cioè l'impressione che ho avuto è che tu abbia aperto ancora di più la mente, quindi la potenziale innata che ognuno di noi ha e che non sa di avere. Qui mi fermerei perché potrei. Beh, sono contento che, insomma, che... Cioè, a me mi hai dato questa consapevolezza, questa sensazione molto. Insomma, di entusiasmo, di crescita. quindi poi hai preso tua moglie, no? E hai detto, guarda, guarda, sto pazzo qua. No, poi ho parlato con lei, ho parlato con i miei clienti, molti miei clienti li traumatizzo perché li Poverini. porto qui e ogni tanto gli faccio vedere appunto dei Sì, video. infatti poi non li vediamo Poi più. non li vedo, alcuni non li vedo più. vabbè, ma se la gente non è pronta, Però, esatto, bisogna anche capire pochi sono quelli pronti, che... Sì. almeno quelli che ho potuto constatare io. Molti hanno paura di prendere coscienza, quindi niente, mi ritrovo con una cerchia un po' ristretta, cioè vorrei, come dire, condividere, però alla fine condivido con Angela e magari con qualche amico. Quindi pur avendo un'attività, quindi avendo molte persone, sento che molti hanno paura, ecco, hanno paura e preferiscono sapere nulla. E niente, quindi a me sinceramente interessa, però neanche più di tanto, perché so di essere su questo pianeta soprattutto per portare comunque consapevolezza e luce. Chiaro che la cosa più bella, credo che capiti anche a te, è quella di condividere poi, cioè di espandere. E quindi quando capita l'opportunità lo faccio, quando poi questa cosa sento che non è appropriata, mi ritiro, ecco. Volevo dirti, Sì. qualche giorno prima che succedesse mi hanno fatto vedere te. Ah, Mi hanno sì. fatto. Qualche giorno prima di cosa, scusa? Quei giorni prima, io non ti ho mai sognato, ti ho visto, no? Ci ho sognato. Però prima che tu mi vedessi in video? No, prima delle sessioni, più si avvicinava il giorno, Sì.
E più cominciavano ad attaccarmi, no? Ah, sì, ma questo è normale, È normale, no? E eh? quindi poi mi hanno fatto vedere anche te, no? Per screditarti. Sì, ma questo succede spesso. Gli hanno detto di tutto e di più Sì. su di te, no? Una, sì, ma è così, ovviamente. Una cliente mi ha detto che qualche giorno prima della sessione gli ero apparso in sogno e io dicevo loro che l'ipnosi era una fesseria, io lo facevo perché per bere un lavoro, mi serviva solo per guadagnare dei soldi, ma era tutto fasullo, no? Così. E poi, vabbè, non ricordo, ma comunque sì, tutte queste cose qua, insomma, Sì, capitano, che mai è eh. capitato. Ma no, facevano vedere che tu sei una brutta persona, tra virgolette, poi bisogna vedere cosa uno stabilisce come le vibrazioni, nel senso che lui è sposato, ha 2 figli, si è separato. Io? Sì. Vabbè, ma a prescindere, ma Ma io infatti ho detto, ma che me ne frega. appunto, ma a prescindere da quello che possa essere la mia vita privata. Una brutta persona, quindi. Sgherita. Io ho detto, vabbè, ma non è mio problema, cioè, può anche avere 10 figli e se separa, ma che me ne frega. Vabbè, ci provano un po'. Ci Sì, provano, ci provano. cercano in qualche maniera, no? Vabbè, comunque, così. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Io adesso chiudo la registrazione. Voi rimanete un attimo in linea. Intanto Sì. salutiamo i video eseguitori. Ciao, alla prossima.